Sulle ultime due questioni affrontate... Io avrei finito, va bene? Grazie. Sulle ultime due questioni affrontate dal professor Fantoni, io vorrei dare la parola ai presidenti degli enti, perché una critica di fondo è che il modello ANVUR sia troppo tarato sull'università. Al CNR addirittura c'è stata una protesta anche clamorosa. Allora io volevo chiedere al professor Nicolais, ma pensate che ci sia spazio per un accordo con l'ANVUR per rimodulare sulle esigenze del CNR questo modello di valutazione? Grazie molto sia dell'invito ma anche di avermi dato la parola. Ringrazio il Presidente Fantoni e anche i relatori delle precedenti relazioni che hanno, diciamo, evidenziato alcuni dei problemi di questi sistemi di valutazione. Io vorrei ribadire, come già stato detto, che la valutazione è l'elemento essenziale per il merito e per la qualità. Quindi partiamo da un assunto che credo che tutti, su cui tutti siamo d'accordo e che non deve creare dei falsi intendimenti o delle false notizie. Noi del CNR, noi ricercatori, siamo abituati a essere valutati perché ogni volta che scriviamo un articolo lo mandiamo, qualcuno ce lo legge, ce lo riscrive, ce lo manda indietro e ce lo boccia o ce lo approva. Quindi l'esame è continuo. Quindi su questo punto, questo deve proprio liberare il campo da tutta una serie di problemi, perché anche la stampa a volte interpreta anche delle nostre critiche in generale come un non voler essere valutati, ma non esiste nel concetto del ricercatore la non valutazione, è alla base del nostro lavoro, quindi questo è un punto importante sul quale io credo che tutti noi siamo d'accordo. L'altro punto importante che secondo me va chiarito è che un ente terzo valuta la struttura e non i singoli, perché altrimenti l'autorevolezza della struttura scomparirebbe se l'ente terzo valutasse anche i singoli. I singoli devono ovviamente essere valutati, ma devono essere valutati internamente all'ente, perché è l'ente che deve in qualche modo dar conto della sua capacità di produzione scientifica, di attività per conto terzi, di trasferimento tecnologico, di lavoro nell'interno della struttura, ma è un problema che riguarda l'ente. La ANVUR o qualunque ente terzo, per conto del Ministro, per conto del Governo, ha tutto il diritto di valutare la struttura. Questo è un altro punto importante, perché a volte sentiamo dire che quello che si fa a valutare è valutare il singolo. Il singolo lo dobbiamo valutare, ma è un problema interno nostro, di cui potremo discutere in un altro momento, ma non in un momento in cui parliamo del ruolo dell'ANVUR. Poi io credo che sia molto importante definire le missioni degli enti. L'università ha una chiara missione, deve formare la classe dirigente del futuro, deve quindi produrre ricerca scientifica ad alto livello di qualità per spossare la frontiera della conoscenza, come si usa dire, ma principalmente con lo scopo di formare una classe dirigente. Questo è lo scopo primario dell'università. Ci sono anche attività secondarie, oggi si richiede al ricercatore anche universitario anche la capacità di saper vendere il suo prodotto, ma la missione principale è questa. Il CNR nasce invece con la missione di produrre conoscenza ad alto livello scientifico, e in questo quindi siamo uguali all'università, e poi di porre attenzione ai prodotti della conoscenza, di cercare di essere attenti a quello che ha prodotto e guardare i risultati con lo sguardo di chi è capace di trasferirlo per lo sviluppo del territorio e del mondo sociale. Quindi ha una missione diversa. Il punto critico, di cui ho parlato anche con il professor Fantoni in passato, è che secondo me noi dobbiamo tener conto di questa duplice veste sia dell'università che del CNR. E la preoccupazione dei ricercatori è che quando c'è una valutazione solo sulla base della produzione scientifica e non su anche le attività che sono centrali per i ricercatori del CNR, ci troviamo in una situazione di possibile sperequazione
tra i livelli, diciamo, di qualità di questi due enti, e secondo me questo è un punto che va chiarito e va meglio definito. Poi dobbiamo anche, credo, affrontare il problema della presenza del CNR nell'Ambur. Io questo mi permetto di dirlo, sono stato professore universitario, sono presidente del CNR, sono stato anche ricercatore CNR e direttore dell'istituto CNR. Io credo che nel CNR esistano competenze molto valide anche nel settore della valutazione. Sarebbe opportuno, credo, forse, di creare un gruppo, diciamo, di supporto del CNR all'Ambur, che potesse, dico del CNR, ma immagino di tutti gli enti di ricerca, che potesse in qualche modo trasferire l'esperienza dell'ente pubblico di ricerca per una più, diciamo, non voglio dire più attenta, ma per una, diciamo, più completa valutazione delle nostre attività. Questo è un suggerimento che vorrei fare. Vorrei, se fosse possibile, che noi rapidamente mettessimo su un gruppo di supporto all'Ambur che possa in qualche modo dare una mano nella individuazione dei parametri che, diciamo, meglio riescono a rappresentare la produzione sia scientifica che la produzione, diciamo, del lavoro dell'ente pubblico di ricerca. In questa luce, se riuscissimo, diciamo, ad ottenere questo obiettivo, forse avremo bisogno di un poco più di tempo per concludere i nostri lavori, per poterci permettere poi di arrivare alla presentazione di tutti i nostri, diciamo, prodotti della ricerca. Io devo dire che ho scritto al Presidente, che molto gentilmente mi ha risposto, e ho mandato a tutti voi la lettera di risposta, e ho anche evidenziato quello che è stato detto da qualcuno di voi prima. Noi abbiamo fatto pochi anni fa una peer review con site visits, con visite in loco, proprio perché riteniamo che è importante guardare le carte, ma forse, diciamo, proprio per la tipologia dei nostri istituti è molto importante guardare anche le capacità di interazione dei nostri enti sui territori su cui operano, oltre che la produzione scientifica, che, come ho detto dall'inizio, ritengo che sia centrale per la qualità della nostra attività. Quindi, diciamo, a parte tutte quello che è successo, che si è detto prima sulle critiche, che io credo che vadano discusse, perché parliamo di scienza, non parliamo di politica. Allora, se parliamo di scienza, ci sono delle possibilità di errore. Nessun ricercatore può immaginare di essere perfetto, perché non sarebbe un ricercatore. Un ricercatore, la prima cosa che deve porre in dubbio, quelle stesse cose che fa, perché questo è il modo di fare una ricerca di valore, quella di continuamente migliorare quello che sta producendo, criticando il suo stesso lavoro. Quindi credo che sia giusto aprire un dialogo, perché, come diceva il professor Fantoni, avremo bisogno di un dialogo aperto con i tecnici che stanno lavorando su questo argomento, e credo che con molta serenità si possa migliorare quello che si fa. Io credo che specialmente questo per il nostro paese è una sperimentazione, è la prima volta che si fa, e qualunque sperimentazione può avere dei punti di criticità, e quindi è giusto che vengano delle critiche. Analizziamole insieme, se ci sono delle cose da aggiustare, in un processo di trial and error si mette a punto alla fine un'attività di valutazione che è l'attività migliore per il nostro sistema, sia di università che di enti pubblici di ricerca. Grazie.